Poiché sono in molti a proporre questo genere di osservazioni, parliamone. Parallelo tra la vicenda di Via Poma e quella di Via Marsala, come sempre più spesso viene stilizzata ormai sui media. Quindi Simonetta Cesaroni e Nada Cella. Brevemente per il momento. Guardiamo sì qualche parallelo, ma anche qualche divergenza, ma oggettiva per il momento, non su opinione o pista personale. Quindi siamo negli anni 90, all'alba del decennio per quanto riguarda Simonetta, sono inoltrati 96 per Nada. Divergenza sulla location, diciamo così. Siamo a Roma per Simonetta, quindi una metropoli nonché capitale. Per Nada siamo a Chiavari, una cittadina vivace, popolosa, ma pur sempre un paese. L'aspetto fisico. Sono ambedue brunette snelle con lunghi capelli scuri e mossi, moda d'epoca. Nelle fotografie si propongono entrambe con minigonne e pancino scoperto, costume da bagno. Anzi, Simonetta compare nelle foto a noi proposte con quel famoso costume intero bianco, chissà perché solo quello. Nada addirittura con dei bei bikini, non castigati, ecco. Però abbiamo queste loro foto. Però Simonetta appare più solare e fiammeggiante. Nada, sì, propositiva in senso fisico, ma più ritrosa. Il lavoro. Ambedue sono segretarie diplomate in contabilità, ma su Nada conosciamo tutto riguardo al titolo di studio, anche la scheda, avete visto, no? La scheda personologica, diremmo, della scuola, l'istituto religioso Gianelline. Invece, chissà perché i media tendono a nascondere, il tipo di diploma di Simonetta. Chi dice ragioneria, chi dice diploma in lingue oppure analista contabile, perito contabile come Nada. Nessuno in realtà è stato particolarmente preciso al riguardo. Le famiglie unite da ambo le parti con una sorella maggiore. Però nel caso Cella, Daniela è sposata e vive fuori città, fuori regione. Paola Cesaroni è ancora in casa. Il ceto è popolare per entrambe. I Cella appaiono appena appena più avanti perché appunto abbiamo il papà che aveva svolto attività politica locale, avevano la casa a Chiavari, l'altra ad Alpepiana. Sembrerebbe quell'anticchia, quel piccolo scalino in più. E quanto al ritrovamento, tutte e due le ragazze sono state ritrovate in ufficio. Un ufficio che era un appartamento adattato a tal guisa. Ambedue ritrovate dal datore di lavoro, però le circostanze molto diverse, no? Il soracco apre e la trova. Per Simonetta c'è tutto un pregresso di telefonate, di spostamenti. E quindi, mentre l'ora del decesso di Nada si potrebbe a tutta prima circoscrivere, quella di Simonetta è rimasta un po' nell'aria e secondo alcune teorie lanciate di recente sarebbe da non solo ad anticipare il ritrovamento di Simonetta, cioè sì, il ritrovamento, no, la morte, ma anche il ritrovamento. Mentre noi qui avevamo ipotizzato di posticipare invece questo decesso. Ormai però pare che nessuno creda più tanto a quelle ore canonizzate da telefonate improbabili. In entrambi i casi il PC è acceso, ci dicono. Perché a noi non è giunta prova fotografica di queste accensioni, ci dobbiamo fidare. Però,
Simonetta non risulterebbero attività personali, mentre per Nada ci sarebbe questo riversamento delle lezioni di inglese, qualche frase di tipo personale, tipo Stefano ti amo, tutto verrà chiarito prossimamente, noi ce lo auguriamo, anzi, lo auspichiamo. Quindi il fatto che non ci sia nulla di personale per il computer di Via Poma, per quanto se ne sa dopo 34 anni, è naturalmente... si è dovuto escludere il discorso della chat per il momento e questo allontana ulteriormente la sua persona da quell'ufficio di Via Poma, perché come abbiamo visto e io ho anche scritto quel poco che abbiamo riguardo alla sua grafia sul registro di contabilità non rispecchia affatto la sua scrittura. Quindi abbiamo PC accesi con degli orari, nel 90 si inseriva a mano, pare che fosse più automatico, già automatizzato nel 96, ma in entrambi i casi la prova che siano state le interessate ad accenderlo non c'è. Ci dovrebbe essere un parallelo cartaceo. Ci dovrebbero essere telefonate, registrate oppure risultanti da tabulati. Quindi al momento, come vedete, abbiamo questi dati oggettivi, non abbiamo all'atto del ritrovamento e dei primi rilievi certezze, né sembriamo ancora averle dopo tanti anni. Questo è, diciamo, un piccolo prologo. Se volete voi aggiungere le vostre osservazioni nel capitolo Paralleli e divergenze, se ne potrà parlare, anzi vi invito a farlo. E vi ricordo, stasera sul canale di Luca parleremo di Elvis Presley.